Il potere dell'idra. Carissime studentesse di Alfea, ho un importante annuncio da farvi. Come certamente saprete, tra qualche giorno celebreremo l'anniversario della fondazione della nostra scuola. Sì! Aspettate un secondo! Cosa significa esattamente anniversario? Due parole. Festa spettacolare! E allora in questo caso, stellare! Abbiamo deciso che sarete proprio voi studentesse a occuparvi di tutta l'organizzazione della festa. E io mi aspetto che ognuna di voi dia il massimo. Dovrete sgobbare per onorare il prestigioso nome di Alfea. Grazie del tuo prezioso intervento, Griselda. Insomma, l'importante è che facciate del vostro meglio, ragazze. Allora, ragazze, qualche idea? Ho capito. Faremo un concerto. Quanta originalità! In fondo non è colpa nostra se sappiamo suonare bene. Ehi, ragazze! Elia, Riven, che cosa ci fate da queste parti, ragazzi? Siamo stati incaricati di consegnare un omaggio floreale a Faragonda da parte del direttore Saladin per l'anniversario di Alfea. Questi invece sono per te, Flora. So quanto adori i fiordalisi. Sei stato davvero carino. Ah, in vita mia non ho mai visto una coppia più smielata di voi. Siete in sintonia su tutto. No, non è vero. Io sono d'accordo con Riven. Voglio mettervi alla prova. Perché non facciamo un piccolo test? Colore preferito? Verde. Gusto di gelato preferito? Frutti di bosco. Mare o montagna? Montagna. Vedete? Abbiamo ragione noi. Tornando al concerto, avremo bisogno di una nuova canzone. Qualcosa di nuovo e frizzante. Che ne dite di un pezzo pop? Rock! Io me ne torno in camera. Magari mi viene in mente qualcosa. Mi dispiace così tanto per loro. Già, anche a me. Ma potrebbero ancora essere felici insieme. Ehi, aspetta! Ho avuto un'idea fantastica. Io e te potremmo aiutarli a tornare insieme. Avanti! Sinceramente non so se ho voglia di parlarne. L'hai visto anche tu, non è vero? Io e Riven non riusciamo mai a essere d'accordo su niente. Vorrei tanto che fossimo come te ed Elia. Sei sicura che sia questo il problema? O ce l'hai con lui perché in tutto il tempo in cui è stato lontano non si è mai fatto vivo? Ma la verità è che qualsiasi cosa lui faccia per rimediare, io non riesco proprio a perdonarlo. Penso che dovresti concedergli una seconda possibilità. Prova a fidarti di lui. Avanti, ti prego. va bene, ci proverò. Non abbatterti. So quanto Musa significhi per te. Devi trovare il modo di dimostrarglielo. Forse la fai troppo facile. Beh, tu e Flora siete la coppia perfetta. Qualche suggerimento? Perché non trovi un modo per sorprenderla? Qualcosa che la lasci senza parole. Aiuto! Ehi, Twinkly, che succede? C'è una stella in pericolo! La conosco, quella è sicuramente Ipsos. Andiamo a chiamare Flora e Musa, partiamo immediatamente. Bene, veniamo con voi. Mando un messaggio agli altri. Arrivano subito. Wow! Incredibile, questa astronave è stellare! Quello che cos'è? Quello è il nostro stabilizzatore di rotta. Oh. E non si tocca. Oh. E quello cos'è? Serve ad attivare gli scudi dell'astronave. Incredibile, come fate a ricordare tutto? Ci sono molti di pulsanti strani qui. Oh! No, ti prego, non toccarlo! Oh.
Fantastico! Sappi che abbiamo appena polverizzato un innocuo asteroide! Oops. Twinkly, per favore, allontanati dai comandi e non toccare niente, d'accordo? Ok! Forza, Twinkly! Non te la prendere! Vieni a sederti accanto a me! Perfetto! Hai disattivato il campo gravitazionale della Howl. Beh, bisogna ammettere che è divertente! Flora, ti va di ballare? Con molto piacere. Siamo arrivati. Eccola lì, la stella Ipsos. Che meraviglia! È davvero straordinaria. Ecco il villaggio dove vivono le Lumen di Ipsos. Sarà meglio fare in fretta. Il nucleo è sotto attacco! Ragazze, tocca a noi. Pronte alla trasformazione. Magic Wings! Cosmics! Wings! Così sarai al sicuro. Pensiamo noi agli Stargliammi. Non fate loro del male. Ricordate che erano Lumen prima che Valtor le trasformasse. Lo sappiamo. Conta pure su di noi. Muovetevi, polpette velose! Risucchiate quel nucleo! Aspettate.
fermate, perché invece non vi prendete una pausa? È meglio che ti arrendi, Obscuro! Ti conviene fare i bagagli e tornartene subito da Valtor! È quello che ho intenzione di fare, ma soltanto dopo che avrò assorbito tutta la luce di Ipsos! Ah! Se hai bisogno di altra luce, qui ho proprio quello che fa per te! Fermatele! Veloci, Staryami, unitevi! Ergetevi, miei Star Champ! Lasciami andare! L'hai sentita, brutto bestione! Ti ha detto di lasciarla andare! Ti ringrazio, Riven! Non c'è di che! Vostra nefandezza, le Winx sono arrivate su Ipsos esattamente come voi avevate previsto. È il momento di scatenare tutto il potere di quella... quel mostro... come si chiama? Ce l'ho sul punto della lingua. Si chiama Hydra Obscurum. E adesso vediamo come ve la cavate con questo, Winx. Raggiungo gli altri specialisti sulla Aul. Voi proteggete le Lumen e il nucleo. Noi ci occuperemo di quel mostro. Fate attenzione! Il mostro è stato creato da Valtor! Esatto. Riesco ad avvertire la sua energia magica. Non so come, ma è stato in grado di trasformare la costellazione dell'Idra in un mostro vero e proprio! Bene, ragazzi. Tocca a noi entrare in scena. Però ha deciso di giocare pesante, eh? Già, ma noi non saremo da meno. Nex, attiva subito gli scudi protettivi. Scudi attivati. Brandon, diamo a quel mostro la lezione che si merita. Finalmente, non vedevo l'ora che me lo dicessi. Ehi, però così non vale. Credo che sia il caso di cambiare strategia. State tranquille, ci siamo noi ad aiutarvi. Gli specialisti non se la stanno cavando molto bene lassù. Non abbiate paura, Lumen! Seguiteci, vi porteremo in un luogo sicuro. I ragazzi hanno bisogno di noi, dobbiamo fare qualcosa! Vostra malignità, guardate, il nucleo adesso è incustodito. Se invierete immediatamente altri Staryami, la luce di Ipsos sarà tutta vostra. Sì, Obscurum. A quanto pare tutto procede secondo i miei piani. Assorbite la luce del nucleo, non perdete tempo! Obscurum è tornata alla carica. Dobbiamo intervenire. Siete al sicuro qui. Non allontanatevi, d'accordo? Ah!
peggiorano la situazione. Ci serve una strategia diversa. Credo di aver avuto un'idea. Bloom, che sta succedendo? So cosa possiamo fare per fermare quel mostro, ma ho bisogno che voi facciate da esca. D'accordo. Dici che cosa dobbiamo fare. Da questa parte, bestione! Vieni a prenderci! Ragazze, mettetevi in posizione! Adesso Valtor sarà fuori di sé dalla rabbia! Visto? Hai perso un'altra volta, Obscurum. Adesso richiama i tuoi Star Yummy e arrenditi! Non se ne parla! Guardate che posso affrontare tutte voi Winx anche da solo! Stai dimenticando gli specialisti! Prova a batterci tutti insieme! D'accordo, d'accordo, me ne vado, ma questa storia non finisce qui! Tutti insieme, ritirata! Sei riuscita, Twinkly? Io non lo so. Volevo soltanto che restasse con me e che tornasse a essere la mia migliore amica. Credo di aver capito come ha fatto. L'amore di Twinkly in qualche modo ha permesso a Lumilla di ricordare chi fosse prima di trasformarsi in uno Star Yummy. Forse, se le Lumen dimostreranno il loro amore verso gli Star Yummy, riusciranno a spezzare l'incantesimo di Valtor. È davvero fantastico! Dobbiamo andare a festeggiare! Con un favoloso concerto delle Winx! A nome di tutti gli insegnanti del collegio, ho il piacere di dare il benvenuto a tutti voi alla festa per l'anniversario della fondazione di Alfea. E ora, diamo subito inizio ai festeggiamenti con un eccezionale concerto delle Winx. Sì! Riven, si può sapere che cosa stai combinando? Sto solo seguendo il tuo consiglio. Cerco di lasciare Musa senza parole. Oh, sentiamo, e cosa pensi di fare? Una piccola modifica a questo proiettore. Aspetta e vedrai, Elia. Silenziose le stelle lassù, questa notte mi parlano di noi. Mi sento sola se non ci sei. Tu questa notte brillerai e i desideri avvererai. Sì, questa notte volerai e i miei sogni accenderai. Splenderai. Luminosa più che mai.
Musa! Si può sapere cosa credevi di fare? Io stavo solo cercando di farti una sorpresa. Oh, davvero? Grazie mille! Per fortuna sai bene quanto amo essere al centro dell'attenzione. Oh, non riesco a crederci, sei di nuovo arrabbiata con me. Ma perché devi sempre rendere tutto così difficile? Sai, a volte ho l'impressione che tu non mi conosca affatto. Ah, è davvero incredibile. Voleva solo essere romantico e Musa di tutta risposta ha reagito in quel modo. Oh, romantico, dici? Non hai visto che l'ha messa in imbarazzo davanti a tutti? Beh, almeno ci sta provando. Andiamo, Musa a malapena lo guarda in faccia. Elia, aspetta, stai davvero difendendo Riven? E tu invece stai difendendo Musa.